Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Bowser che ha spinto giù una statua dopo aver raggiunto nuovamente il suo castello per entrare qui all'interno della sua cassaforte. Il punto è, che cosa troveremo qui nella cassaforte? Lo scopriremo tra poco. Il punto è, ci sono un bel po' di scelte. Allora, prima di tutto, questa mi sembra che ci faccia scendere del tutto, quindi io proverei questa qua centrale. Forse a proposito di centro, dovevo andare un po' più al centro. Detto questo, abbiamo trovato 100 monete e qualcos'altro di Ray DC. Allora, quindi questa mi sa che è la via giusta. Quindi proviamo a risalire e a scendere da quella più a lato. Prima però vorrei, giusto per prova... No, eh? Oh, c'è un'altra zona, ma questa è la mia statua. Allora, fammi vedere. Uscita d'emergenza conduce all'ingresso. No, ti prego. No, ti prego. Non posso essere stupido. Ok, questo è lo shortcut. Oh no. Devo rifarmi la strada. Per fortuna basta fare un soft reset e ritorniamo lì. Eccoci dall'altra parte, allora. Oh, calmo. Preso. No, non l'ha colpito. Ma che stronzo. Qua nel castello io l'ho preso il fuffi blocco. Sai che mi sa di sì, però... No, ce n'era un altro oppure non l'avevo ancora preso. Perfetto. Hai preso il fuffi blocco. Dai. No, oh, sono stupido, l'ho lasciato troppo presto. Ti sta bene che hai il raffreddore, cretino. Ecco fatto, almeno mi sono ripreso, dai. Diamo una bella fiammata. Ti sta bene che ti sei scottato. Portiamolo via. Ecco fatto. Dai che tra poco muori, su. Altra fiammata. Questa volta bella fantastica. Ecco fatto. Vorrei capire se c'è un modo per... per capire in quale direzione... A parte appunto vederlo. Se c'è un modo per capire in che direzione lancia le sfere. Se c'è un modo per capirlo prima. Vabbè, comunque devo essere sincero. Stiamo prendendo un bel po' di punti esperienza in questa zona. Quindi, allora, di qua mi sa che si prosegue. Oh, ma guarda, un Kamek. No! Cerchiamo di non finire nella lava. Io volevo solamente colpire quel Kamek. Che tra l'altro... Ah, ecco, stavo giusto pensando. Troppo veloce. Vabbè, per fortuna mi ha già messo di qua. Stavo giusto pensando, dicevo... Se... fosse un nemico. Perfetto. Un nemico che per Bowser è solo un colpo, ma è una battaglia per Mario Luigi. Oh, le bombe. È arrivato. È arrivato Bowser. È finalmente arrivato. Aspetta che mi libero. Ecco fatto. Liberi. Siamo liberi! Finalmente siamo liberi! L'unità bombomba sarà al tuo fianco, ora puoi usare le abilità bombombe. Vuoi provare l'attacco? No! Evviva! Evviva, 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 evviva! Fermi, cretini! Mi state dando fastidio! Ehi! Datevi una calmata! Ehi! Evviva, evviva, evviva! Oh, aiuto! Oh no,
Bowser è scemo. Vieni qua tu. Ti tiro un pugno maledetto. A proposito di pugni, mi sa che c'è un modo per sconfiggerli immediatamente, sai? Troppo presto. C'hanno la porticina dietro che c'ha l'entrata per una chiave. Questo vuol dire che secondo me si possono sconfiggere in qualche modo. Ecco fatto. Kaboom. No, pugno. Preso. Oh no, mi scusi, becchi questo fungo. E 680. Forza, forza, forza. Ce la possiamo fare a livellare Bowser di nuovo. Vedo che sei riuscito a fuggire. E continua a sfuggirmi, eh. Maledetto. Oh, 50 monete... A sconfiggere sti schifini tutta la vita, eh. Esplode? Ah, peccato. E levati. Che poi... Boh, vabbè. Avesse senso questa azione, nel senso... Continuare a colpirgli lo scudo non è che gli rompe la difesa o simili. Semplicemente li mandi indietro. E non è che vanno contro l'altro nemico o altre cose. Ecco fatto, 192. Non era molto, però è un colpo fortunato, quindi non mi lamento. 680, dai che forse si livella. Allora, mi sa che qua non c'è, non è vero, c'è ancora qualcosa. Allora, di qua stiamo continuando dalla parte giusta. Questo vuol dire che magari là sopra c'era ancora qualcosa, può essere? No, pensavo magari ci fosse, sai, un pezzo di terra volante dove potevo fare il dash in avanti. Ma a quanto pare mi sbagliavo. Allora, proseguiamo e vediamo. Di qua qualcosa? No, eh. Ah, ok. Sono saltato nel momento... Nel momento peggiore sono saltato. Ma scusami. Sono saltato nel momento... più sbagliato di nuovo. Ok. No. Dai, ero arrivato dall'altra parte. Ma che bugia. Mi sento un idiota. Per tutte le ragioni più sbagliate. Ecco fatto. Allora, prima di tutto, di qua non possiamo salire. Di qua dove finiamo? Nella lava. E di qua di nuovo dobbiamo saltare. Allora, facciamo... Ok, meno male che mi ha fermato. Dicevo, facciamo le cose con un attimo di calma. Allora, troppo tardi. Allora, madonna mia. Ecco fatto, uno e due, no, scendi. Perfetto, andata. Allora, aspetta che... Dai. Ecco fatto. Allora, rubiamogli il coso del ghiaccio. Questo giro è stato abbastanza facilotto. E così, via di raffreddore. Ti sta bene. Speravo usasse lo scudo, sincero. Mi freghi una volta, non due. Preso in pieno. Speravo di ucciderli, sincero. Ecco fatto. È andata bene, dai che lo uccido con le sue stesse bombe. Vabbè, alla fine l'ho ucciso veramente con le sue stesse palle, quindi super sciroppo. Vieni qua, perfetto. Preso in pieno. Sei solo tu, eh. Allora, prima di tutto
ti rubo questo per velocizzare a me lo scontro. Ma dai! Quindi pugno. Ecco, no dai, speravo. Ok, speravo esattamente che morisse. Quindi, livello 22. Vita. C'è un 4 volendo. Preso. Ok, questo è stato abbastanza facilotto. Un po' poco, cioè di vita vorrei arrivare almeno al 300. Ovviamente superarlo anche, però dobbiamo essere cauti in tutto quanto. Allora, il problema è che qui dovevamo fare molta attenzione. Siamo stati molto bravi, devo essere sincero. Allora, un salvataggio non me lo deve nessuno. E ovviamente mi curo anche. Bonjour, monsieur, vuole curarsi? Certo, dammi. E vai. Perfetto. Non credo che tu abbia nulla di nuovo, immagino, vero? E allora si prosegue. Ok, credo che siamo arrivati dove dovevamo. Ah. Dai, però, abbassati, scemo. Ecco fatto. Usiamo ovviamente la fiammata. Qua ho sbagliato troppo presto. Che almeno ce li eliminiamo in contemporanea, se riusciamo. Ovviamente la scelta migliore sarebbe prenderli a pugni per fare prima, però almeno così dovremmo riuscire, esatto, a tirarli giù assieme. Uno. Credo di riuscire ad ucciderlo se riesco a colpire almeno una di queste. Andata. E siamo full vita nuovamente. Tra l'altro dovrei provare l'attacco delle bombe. Ne vale la pena? Ma sì, abbiamo un solo nemico, almeno mi ricordo come si fa. Iniziamo rubando questo, poi vediamo. Dai! Sti nemici del culo. Eh certo. Facile così, eh. Vabbè, a questo giro allora non spreco neanche i punti azione. Visto che sarebbe morto lo stesso. Vediamo se c'è ancora qualcuno. Magari anche solo, esatto, un blocco, due blocchi. Qua, qualcosa, sì. Allora, aspetta. Lì c'è la porta, che probabilmente adesso è chiusa, perché dobbiamo trovare il bottone in questa zona, vero? Altre 10 monete. Allora, aspetta, prima di combattere quel tizio voglio trovare il modo di aprire. Anche se vorrei evitare un attimo i combattimenti, tanto ci dobbiamo tornare. Ah. Allora, facciamo una cosa. Combattiamo. Perfetto. E vediamo, 12. Dispone il bobone in fronte ai nemici, trascinali con lo stilo. Cavolo, non me lo ricordo questo attacco, come si fa? Fammi vedere. Sai che non me lo ricordo per niente? Ah! Ora me lo ricordo. Ottimo. Un genio. Pensavo di essere in posizione, ti giuro. Pensavo di essere nella posizione giusta. Per niente. Ah. Ma è impossibile da colpire in quella sezione qua. I frame che li muovono sono troppi. Non c'è modo di colpirli. Devi proprio arrivare in anticipo, ma proprio la Madonna. Ecco fatto, ti sta bene. A sto giro, col cavolo.
che mi colpite. Ecco te. Preso. Meno male che ho detto la parola è impossibile da colpire. Un genio in assoluto. Allora. Ups. Ecco fatto. Shooter. Allora. In realtà contro i... i boss, quello lì delle bombomme potrebbe essere un'ottima mossa. Infatti costa 12. Infatti costa 12. Il problema è appunto quando ci sono più nemici e sono disposti come prima che... Dai però abbassati, maledizione a te. Ecco fatto. Che sono disposti in modi strani in cui uno spazio per te è quello giusto, ma in realtà passa nella parte in cui non c'è nessuno. Allora, vieni qua, che mi dai 50 monete. Sai che ucciderli ci dà più monete, cioè ucciderli in questo modo ci dà più monete che combatterli. Cioè, sono abbastanza sicuro. Aspetta, ma la porta è aperta o no? È aperta, ma sono cretino. Allora, sono cretino perché so che questa è è tutt'altra parte. Lì troveremo un'altra cosa che al momento non possiamo avere. Comunque, dicevo, uccidere quel nemico magari ci dà 40 monete. Ucciderlo camminandogli accanto con Bowser ce ne dà 50. Cioè, è un guadagno. Chissà se ci sono anche nemici che uccidendoli, passandogli così vicino, ci danno 100 monete, per dire. O se c'è un punto di spawn maggiore in cui, sai, puoi... dicevo, prendere più... più nemici piccoli in una botta sola. Allora, credo che devo fare su e giù un po' di volte, vero? O a meno che... ok, dovevo farlo caricare un paio di volte. Dovevo fare su e giù, appunto, un po' di volte. Ecco qua. Allora, aspettiamo che torna. Non è tornato. Grazie. Ah, fantastico. Allora. Ancora uno. Ancora uno. Eccoci qua. Allora, questa è la strada giusta. Il che vuol dire che prima dobbiamo andare dall'altro lato. Ecco fatto. Come sempre, abilità nuova. Abusiamo di quell'abilità nuova fino allo sfinimento. E via da questo lato. Che cosa c'è da questo lato? Un oggetto. 100 monete. Allora, va bene. Immagino che però di qua non ci sia nulla. Va bene, va bene, va bene. Ed eccoci di nuovo dall'altra parte. Ora, 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 ora. Siamo nella cassaforte sotterranea, non si entra facilmente, ho sbarrato la porta. Solo chi è furbo come me riuscirà ad entrare. Quindi l'abbiamo chiusa noi la cassaforte, eh? Ho sbagliato. Allora, iniziamo. Così, via il ghiaccio. Peccato che il ghiaccio non ci dà nessun effetto extra. No. Ecco fatto, ti sta bene. Vabbè. Allora, via di fiammate. Anche se probabilmente prenderli a pugni li uccidiamo prima. Ecco qua. Questo è l'attacco più semplice da evitare. Cioè, alla fine si mette proprio lui davanti a noi ad aspettare che lo colpiamo. Quindi ancora un colpo e dovrebbe morire. Parapam pam 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 pam. E Bowser sale di livello di nuovo tra pochissimo. Allora, qui
c'è la porta chiusa. Qui c'è ancora qualcuno che vorrebbe fare a botte. Ecco fatto. Allora, rubi... Ma, allora, aspetta un attimo. Fammi vedere se facendo così... Non si scioglie il ghiaccio, eh? Ti sta bene. Pensavo che colpirlo con una fiammata ci avrebbe... salvato un turno. Invece no. Vabbè, almeno... li uccidiamo... molto prima. Ti sta bene. Ecco qua. E direi che con un'ultima fiammata ce li leviamo dalle scatole. 800 punti, saliamo nuovamente di livello. Dobbiamo arrivare al livello 40. Dobbiamo arrivare almeno al 40. Se riusciamo a fare di più, tanto meglio. Allora, che cosa aumentiamo? Preso, ok. Ogni tanto, l'ho detto, i punti azione dobbiamo aumentarli adesso, poiché stiamo iniziando a prendere azioni che costano un bel po' di punticini. Allora, qua prosegue ancora? Quanto è lunga sta zona? Ah, questo è lo shortcut, quello che abbiamo trovato all'inizio. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ci siamo ormai, siamo arrivati alla cassaforte e ovviamente un salvataggio è d'obbligo. Proseguiamo. Allora, ok, credo proprio di aver sbagliato un attimo. Fermi tutti, torniamo di qua. Vediamo. Ok, facile. Quindi, 1, 2 e 3. Quindi, 1, 2 e tarae. La porta è aperta. Questa è la stanza dove ho raccolto tutti i miei preziosi bottini rubati quella. Nessuno, neppure quel malefico sogghigno, riuscirebbe mai a entrare qua dentro. Che enigma, ragazzi. Wow. Che poi, come l'ha fatto a chiudere se quel bottone l'ha... Accidenti! Dicevo, se quel bottone, l'abilità per attivarla l'abbiamo sbloccata adesso. Quando diamine è saltata fuori? Supremo Bowser! Ho trovato Paracacio e tipo Tizio. Sua maestosità, come sono felice di vederla. Anche il castello è salvo. Salvo? Guardate queste rotaie. Ah! Chi ha costruito una linea ferroviaria proprio qui? Castello di Bowser, castello di Bowser. Ciuffete, ciuffete, ciuff. Siamo al castello di Bowser, opera antica, lasciata allo sbando dal tirchio del signore del male. Uè, uè, io! Ehi, voi, volete spiegarmi cosa accidenti avete combinato? Direi che se vede! Amo completato Artun al segreto e sua aggressività che ci aveva ordinato di fare. Ci ha pure aiutato a scavarlo, sa? Ah, sì, l'ho detto, ma... non vi ho mai detto di mettere dei binari qua dentro. Artun al segreto era proprietà della fondazione Sogghigno. Si chiama Esproprio, mi capisce? Esproprio! Siamo stati fortunati a trovare un nuovo acquirente così ben disposto a continuare i lavori. E adesso siamo i conducenti del Sogghigno Express, ci paga pure un botto. Non c'è sta niente di meglio di sto treno dell'or Sogghigno che ci ha dato da fa. Ehi, mo che ci penso? Anche il biglietto costa una svaria, giusto? Nemmeno dando via tutto sto castello di carte se paga il biglietto. Ma chi credete di essere? Sua irritabilità! Non si lasci coinvolgere da questi farabutti. È vero, ha ragione. Si ricordi che è alla ricerca della cura stella. Ha ragione, meglio pensare alla cura stella. Dovrebbe essere in questa stanza. Se non ricordo male, la cura stella è custodita nella cassaforte. Una cassaforte? E dove? Quella?
Sogghigno Express in partenza! Cazzo! Dannazione! Ma poi ste rocce non le avevano già tolte prima di fare sta linea ferroviaria? Ma davvero? Tu che te? Dio mio. Tac. Ah. Il sasso. Andiamo. Vi prego di salvare il nostro padrone. Vi abbiamo attesi in cotesto luogo mistico per sussurrarvi che l'energia vitale del nostro... Sì, l'avete già detto più di una volta. Sì, 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 sì. Vi preghiamo di salpare. Volete salpare? Ca certo, che sennò come andiamo avanti? Oh, i pilocchi. Forza Gigi, dobbiamo salvare Bowser un'altra volta, per l'ennesima volta. Ecco qua. Ok. Ecco qua. Perfetto. Dai che siamo già a oltre metà dell'opera. Perfetto, dai Bowser. Tieni duro, mi raccomando. Dai, 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 dai che ce la famo. Ecco qua. Colpiscila, Luigi. Colpisci la sfera blu. Dai, però. Non ti puoi mettere a spostarti a caso quando... quando mi serve che resti ferma. Oh, e finalmente. L'energia sta pulsando. Esatto. Ui. I comandi ogni tanto, eh. Ho fatto destra e sinistra, ma una certa non si è più mosso. Forse è colpa dell'analogico. Ui, 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 ui. No. All'ultimo tanto così. C'avevo la palla qua in faccia. L'energia sta pulsando più forte. Bowser si sta muovendo. Te lo sapevi che Bowser era così deboluscio? Non so ghigno se taglia da ridere. Che pensate fa Bowser di frontar meglio dei treni che ci stanno in giro? Mamma mia, che è? Oh maronna. Testa di cazzo, mi faccio fuori. Un maronna, che succede? Aiuto! Adesso ti sfondo. A te il trenino, ciuffe tuffe. Sempre le due coglioni. Thor. E ovviamente... Perfetto, andiamo. Scappiamo! Siamo nei pasticci, che famo? Non te scarda, guarda laggiù! C'è star ponte che sta per crollare. Se quel mostro ci sale, cadrate sotto e finire la testa in giù in fondo a quel precipizio. Sarà pure grande, ma là va a fare una brutta fine. Ma quante ne sai, sei un genio! Presto, andiamo fino alla stazione prima del ponte. Se la superiamo, siamo salvi. Ecco, qua c'è un problema. Perché io mi ricordo che in questa sezione dobbiamo usarlo spesso la fiammata. Il problema è il gioco che non la considera molto bene la fiammata. Dovevo fare 100 talpametri per arrivare a quella stazione. Muovete, sta arrivando. Ciuffate, 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 ciuffate. Ed eccoci qua alla prima stazione. Ci siamo fermati, tutto bene? Non ti preoccupare, con i pugni non ci piglia. Se non soffia col fuoco non ci fa niente. Ma quante ne sai, già mi vedo a piagna come un pupo. È il pupone lui. Esatto. Qua ora ho paura che il gioco non mi prenda i soffi. Soffia a lungo nel microfono per una fiammata forte. Vabbè. Esatto. Ok, ho risolto il problema finalmente. Meno male. Allora, aspetta. Ops,
Dai però! Preso! Preso! No, troppo presto! Vabbè, almeno... il problema del microfono l'abbiamo risolto. Almeno quello. Che è il problema peggiore, eh. È il problema peggiore questo qua del microfono. Allora, altra stazione. Ecco qua. In teoria credo di riuscire a farcela tranquillamente. Allora, aspettiamo. Preso. 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 No, troppo presto. Dai però, che palle. Vai di nuovo. Ecco qua, facile. Sì, siamo già oltre metà vita. Oltre, siamo già a metà vita. Ce la facciamo tranquillamente. Ecco qua invece dobbiamo prendere a cazzottoni la montagna. Psiu. Qua ci ho messo troppo. Sono stanco. Allora, io un turno lo userei per la... per curarmi, eh. Sistemo due cose mentre combatte. Pure, si è pure curato. Ma pensa a te. Preso. Allora, io mi curerei, appunto, e userei il prossimo turno per tirargli una fiamma. Anzi, tiramogli un pugno. Ma dai! Ma... che palle! Vabbè, ecco fatto. Che fa? Ah, di nuovo. Dai, che palle! Porca miseria, i fulmini, che dolore! Mamma mia, questo scontro durerà un sacco, sicuro. Perfetto. Però se riusciamo a colpirlo con una fiammata, credo che... ce la caviamo. Esatto. Aio! Andiamo a fuoco! Ed ecco perché dobbiamo tirare giù le nuvoline. Il problema è che dovevo evitare di essere colpito da una fulminata io. Beccati sta soffiata. Dovremmo averlo... esatto, ucciso, perfetto. Il problema è che adesso qualsiasi altro colpo moriamo. Ok, di nuovo. Sì, 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 dai, 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 dai. Mamma mia, rischio. A pelo qua. Ma come? Siamo già arrivati? E io pensavo che ce l'avremmo fatta, invece vuoi vedere che forse non ce la facciamo? Oi. Perfetto. Due bombate. Ah, pure gli operai? Non credo proprio, scemi. Avrei bisogno di un fungo, ma non posso neanche sprecare un turno per curarmi adesso. Siamo arrivati al capolinea. Infatti. Questa è l'ultima stazione. O lo tiriamo giù adesso o abbiamo perso.
perfetto con le bombe. No, ti prego. Perfetto. Mamma mia. Oh, che culo. Madonna mia, qua è stata a rischio. È stata veramente a rischio perché... A parte che ho avuto problemi esterni per via del microfono. Però qua abbiamo rischiato di morire. Peccato, ci mancava poco per salire di livello, tra l'altro. Il batacchio di Bowser. Eccoci qua. Aia. Dove cavolo sono finito? Sono invincibile. Allora, cosa stavo facendo? Ah, eccola, la curastella. Devo tornare al castello e dare un'occhiata alla cassaforte. Ma eravamo di là. Sua resilienza, sta bene? Ovviamente. La curastella è dentro questa cassaforte. Bene, adesso la prendo. Mi ricordo che l'avevo messa qui perché mi sembrava che avesse un certo valore. Apri la cassaforte. Certo. Clic, che clic, che clic. Sua celerità, qualcosa non va? Non mi ricordo il codice, va bene? Sua animosità? Non mi ricordo. Eh? Non ha combinazione la cassaforte, non me la ricordo. Cosa? Cavolo, 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 com'era? Che accidenti era? Non riesco a ricordarmi la combinazione. Sua belligeranza, si calmi, prenda fiato. Niente, non mi ricordo. Ehi, laggiù, Cosma! Cosma, mi senti? Sì, ti sento, scemo. Non c'è bisogno di urlare. Ti sei scordato la combinazione della cassaforte, giusto? Sono sicuro che è da qualche parte nella mia testa. Trovala, muoviti. Sai, dovresti essere più cortese. Cosa? Chi ti credi essere per darmi ordini in questo modo? Puoi sempre arrangiarti da solo, se preferisci. Trovala. No. Per favore, puoi trovarmela? Potresti trovarla, per favore? E va bene. La testa è un luogo delicato, perciò vedi di non muoverti mentre cerco la combinazione. Ci sentiamo dopo. Che palle. È la nostra occasione. Forse possiamo mettere le mani sulla corastella prima di Bowser. Dobbiamo entrare nella testa di Bowser. Che schifo, nel cervello. Allora, visto che non sono sicuro che ci sia un punto di salvataggio, io uscirei e poi rientrerei, però a questo punto... Blup, blup, blup. È esploso qualcosa nel cervello di Bowser. Allora, ti prego, dimmi che c'è un punto di salvataggio. Oh, ma guarda, delle librerie. Sono un blocco di salvataggio, emoglobinoso. E non solo, sono un blocco di salvataggio che sparisce dopo un po'. Vuoi salvare? Certo. E con questo noi ci fermiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.